Ringrazio il professor Nicolais per l'onore che ci fa venendo a visitare il Change e prendendoci questa sua lettura magistrale. Ovviamente sarei presuntuoso se volessi presentare il professor Nicolais, che è uno scienziato noto a tutti e che è uno degli scienziati più insigni del nostro Ateneo. Oltretutto, diciamo, se volessi elencare tutte quante le sue cose, perderemmo quasi metà del tempo dell'ora che ci resta. Quindi non mi resta che ringraziarlo veramente. Noi siamo molto onorati della sua presenza e siamo anche molto attenti a quella che sarà la sua lettura, perché ho visto che tra i campi di interesse della sua iniziativa c'è anche l'agroalimentare, il materiale, eccetera, che possono essere di pertinenza del CEGI. Quindi grazie ancora, professor Nicolais, e passo la parola a Maria. Grazie. Sì, io mi associo naturalmente ai saluti e ringraziamenti e devo dire che questo incontro con il professor Nicolais noi è da un po' che lo stiamo rinviando periodicamente. Ci tengo moltissimo perché qui al Change noi stiamo cercando di fare qualche passo verso questa strada che lui già ha tracciato da tempo e con queste iniziative di Materias che ci racconterà, cioè il passaggio dalla ricerca ad una fase più di pre-industrializzazione, industrializzazione, cioè deposito di brevetti, sviluppo di soluzioni di applicazione industriale, sviluppo di oggetti o soluzioni di utilità per la popolazione e per la società. Quindi ascolteremo tutti quanti con grande attenzione e lo vediamo, come dire, come una guida, mi permetto di dire, per questo tipo di iniziative e speriamo naturalmente che lui ci possa aiutare a fare anche noi dei passi in questo percorso. C'è il microfono per il Vabbè, è lo stesso. no 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 per, ci sono... non ti sento. Gino Nicolais è un'istituzione, non solo per Napoli, per l'Accademia Napoletana, ma anche per quello che egli ha dato a tutta l'Italia in questo campo così importante che sta a ponte tra l'ingegneria e, mi permetti di dire, anche la biologia. E quindi, diciamo, veramente per me è un privilegio particolare oggi avere la possibilità di averlo qua di noi, come hanno già detto molto meglio di me il presidente, l'amministratore delegato, e anche di ascoltare questa sua relazione, che quando sono andato a trovarlo da vicino già avevo avuto modo di conoscere una serie di cose, e per cui veramente sono molto grato. Nicolais è un ingegnere chimico e ha lavorato nell'Università di Napoli per tanti e tanti anni, sempre, diciamo, legato a questa città e a questa nostra Italia, eccetto qualche periodo che è stato all'estero, anche da parecchi anni che è stato all'estero, dove è stato anche presidente aggiunto al Dipartimento di Ingegneria Chimica della University of Washington a Seattle e poi anche professore aggiunto all'Institute of Material Science del Connecticut. Egli è stata anche un'autorità e una persona molto autorevole nel CNR italiano, dove, oltre ad aver fondato un istituto proprio questo dei materiali compositi e biomedici, come dicevo prima, è stato anche presidente del CNR stesso per parecchio tempo. Dal punto di vista della politica nazionale è stato poi ministro della nostra Repubblica per l'innovazione e per la nuova economia e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. E poi è stato anche deputato e vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Insomma, le attività e le cariche che ha avuto il professore Nicolais sono veramente molteplici e veramente io non voglio prendere tanto tempo perché la cosa è nota a tutti. È stato poi insignito anche dal Presidente della Repubblica come Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana, il che è una veramente poche persone raggiungono questa onorificenza così prestigiosa. E nel 2016 poi veniamo qui oggi all'oggetto della nostra.
di questa sicuramente importante relazione che egli ci terrà, è diventato, ha fondato proprio Materias, questa società di cui abbiamo anche l'amministratrice delegata che è qui con noi. Ecco, è andata un po' indietro e la ringraziamo per la sua presenza, come ringrazio tanti autorevoli docenti e colleghi, tra cui il professore Di Lauro che ci ha onorato anche egli della sua presenza qui, e molti del CEINGE che non nomino, perché il professore Pedone anche, e la dottoressa Petti che vediamo con piacere anche qui con noi oggi. E egli poi è stato nominato presidente, è una cosa molto simpatica perché da quel momento veramente si è avuto un rinnovo di un sito bellissimo che abbiamo qui in Regione Campania e che era andato un poco perduto, come il sito di Carditelli che fa parte sotto l'egida del Ministero della Cultura. E poi è stato assessore qui dalla ricerca scientifica, ha creato i centri di competenza, ha promosso veramente con un salto di qualità e di quantità la ricerca scientifica in Regione Campania. E da quel momento forse abbiamo avuto un nuovo risveglio importante nel campo della ricerca scientifica in tutta la Regione Campania, con merito ovviamente di tanti e tanti ricercatori. E infine nel 19 è coordinatore del Comitato Scientifico, ne parlavamo un minuto fa, di Città della Scienza, un altro nostro anello importante, diciamo, per la sua caratteristica di essere a ponte tra la ricerca e soprattutto rivolta alla divulgazione della scienza e alla prospettazione di tanti esempi culturali all'interno di essa che oggi si svolgono già dai tempi di un grande artefice che devo ricordare e devo menzionare oggi, che è Vittorio Selvestrini, che ha creato Città della Scienza a Napoli, che molte volte è stata addirittura paragonata alla Villette. Vabbè, poi ha avuto tante sfortune finanziarie di cui non stiamo qui a parlare. Grazie Gino, veramente di cuore, grazie di essere qui da noi, ti prego di andare al podio se lo gradisci e noi siamo lieti di poter ascoltare questa tua bellissima, sicuramente bellissima relazione su quello che è un punto importante. Forse ho dimenticato di dire questo, ma l'ha detto già molto bene il nostro amministratore delegato, cioè di quello che noi ricercatori spesso non guardiamo con molta attenzione, cioè il trasferimento delle conoscenze al campo applicativo, quello che viene chiamato con termine forse un po' antico, il trasferimento tecnologico, ma che oggi va sotto il nome nel campo della medicina, va from the bench to the bed, from, sono sicuro che in altre scienze avrà altri tipi di, diciamo, di hashtag, se posso dire così, e quindi diciamo, siamo veramente lieti di poter apprendere, io sono uno di questi sicuramente, che vuole apprendere, nonostante la mia età un po' avanzata, diciamo, di come passare dalla ricerca scientifica, dai brevetti, diciamo anche dai brevetti, alla produttività vera, che questi brevetti possono operare nel campo della produttività. Grazie Gino, scusami per questa lunga chiacchierata, ma che era solo un privilegio in tuo onore. Grazie, grazie Franco, grazie a te per la presentazione e grazie al presidente Forestieri e all'amministratore delegato Giustino. Io sono molto felice di stare qua, è stato un po' complicato perché poi il Covid pure ci ha aiutato un po', ma in ogni modo finalmente ci siamo. Sono felice di starci perché questo sicuramente rappresenta un punto di eccellenza nazionale. CEINGE ha sempre rappresentato diciamo un'area, uno spazio in cui si sono raccolti i migliori scienziati che passavano per Napoli, sia che venivano dalla nostra università, ma anche che erano ospiti esterni dall'università. E di questo veramente credo che il paese, la città dovrebbe essere molto, molto lieta di poter avere un CEINGE come l'abbiamo noi qui a Napoli, e spero che la stessa cosa si ripeti in altre parti dell'Italia. Quando ho completato il mio mandato al CNR,
Ho pensato che probabilmente un contributo che avremmo potuto dare successivamente alle esperienze che avevo fatto era proprio quello di cercare di aiutare i nostri ricercatori a man mano a trasformarsi diciamo, innovatori. Ricercatori e innovatori non sono la stessa cosa, sono due cose diverse perché hanno degli obiettivi diversi, hanno dei condizionamenti diversi. Quando uno immagina che un ricercatore possa immediatamente diventare un innovatore, fa un errore perché non tutti i ricercatori sono pronti a questo passaggio. L'idea che era nostra, che la nostra idea era stata, e siamo stati cinque di noi, io, la dottoressa Meglio e altri due colleghi del settore dei materiali, un professore di Lecce e un direttore all'epoca di un istituto, veramente il dipartimento CNR, Gino Ambrosio e Alessandro Sannino, e un avvocato di Milano che ci aiutò a mettere sul progetto, perché ovviamente per partire con uno di questi progetti la prima cosa di cui avevamo bisogno è di un po' di soldi. E quindi questa cosa bisognava cercare di portarla in giro per convincere qualche imprenditore, qualche investitore a metterci qualcosa di soldi per partire. E l'idea nostra era appunto di concentrarci sui materiali, materias, diciamo la classe di materiali e materias e ideas, cioè messo insieme, mater per materiale, ideas, e tutto insieme crea questo materias. E il sottotitolo era Ideas Come to Life for a Sustainable World, cioè qualcosa per ben indicare qual era la missione di materias, che le idee diventavano, venivano, nascevano e per creare un mondo più sostenibile. Quindi vedrete in tutte le iniziative che facciamo, c'è sempre questa, diciamo, life motive della sostenibilità, delle cose che possono in qualche modo cambiare la nostra vita. Un altro punto che avevo osservato durante il periodo in cui ero presidente del CNR è che gli italiani sono bravissimi come ricercatori. Se noi guardiamo gli articoli per milioni di dollari utilizzati, vediamo l'Italia, il Canada e il Regno Unito sono molto al di là di qualunque altro paese europeo o internazionale, al di sopra della Francia, Germania, Cina, Russia. Vediamo questa presenza così forte degli italiani in tutto il numero di pubblicazioni fatte, di articoli fatti e anche il numero di citazioni per ricercatore. Era estremamente elevato. I dati non sono nuovissimi, ma nell'epoca in cui questi ci diedero la spinta a fare materia, si erano abbastanza attuali, perché il 2016, e vedi l'Italia avanti a tutti per il numero di citazioni. E il numero di citazioni, molto spesso, quando le cose vengono fatte con etica e criterio, rappresentano degli importanti valori, perché significa che si sono aperte nuove scuole di pensiero, si è aperto un nuovo tema di ricerca, per cui dopodiché tutti quelli che vengono dopo riferiscono a chi aveva per la prima volta portato un'idea nella ricerca scientifica. E questo ovviamente anche, vediamo che anche a livello mondiale, pure per la scienza e l'ingegneria, l'Italia si presenta abbastanza bene. Però quando andiamo a vedere gli investimenti che vengono fatti nel nostro paese, che produce tanta conoscenza, vediamo che noi siamo sotto al Belgio, sotto alla Norvegia, leggermente al di sopra dell'Austria. Quindi è una chiara incapacità di trasformare la conoscenza in qualcosa che sia più vicino ai cittadini e al paese. Non si riesce molto bene, anzi si riesce molto male, a creare, diciamo, un'opportunità di crescita del paese basandosi sulla conoscenza sviluppata. Questa cosa non è una cosa soltanto italiana, è una cosa un po' anche europea, per cui da partire da quest'anno l'Europa si è resa conto che non basta un European Research Council, che è il prerequisito per qualunque innovazione, parlo di innovazione
come si chiama, science-based, diciamo, quindi un'innovazione che è basata principalmente sulla conoscenza, ma abbiamo bisogno di creare un European Innovation Council. E da quest'anno è nato un European Innovation Council in Europa. Noi come Matirias eravamo partiti 5 anni fa, e questa cosa, 5 anni prima, e questa cosa sicuramente è un'idea molto chiara di due tipologie di attività: quella di ricerca, che è Blue Sky, che è libera, che permette a tutti di spostare la frontiera della conoscenza, e quell'altra invece che ha delle condizioni molto più legate al mercato, legate alle, anche agli enti, gli enti certificatori, legate a tante altre cose, anche al costo del prodotto, che è quella dell'innovazione. Quindi due mondi diversi, ma due mondi collegati, in cui la prima è in un prerequisito della seconda, ma la seconda non necessariamente, diciamo, si lega alla prima, perché altre cose, poi vi porterò qualche esempio in cui anche nell'innovazione c'è molta ricerca, una ricerca diversa dalla prima, perché non è una ricerca conoscitiva, è una ricerca che si fa per poter rendere quel prodotto adatto al mercato di riferimento. L'Italia si è mossa in questo stesso modo con la ministra Messa. La prima cosa che si è fatto, si è cercato di creare un European Research Council in italiano, cioè il Fondo Italiano per la Scienza, perché non si poteva immaginare di lavorare con i fondi, col Fondo Europeo, che come sovrattitolo c'ha From Research to Business, e quindi c'ha questa tendenza, questa spinta ad arrivare al business, senza creare un qualche fondo nazionale che fosse abbastanza significativo, che finanzia la ricerca Blue Sky. La ricerca, di questo ne abbiamo parlato varie volte con te all'epoca, perché era sicuramente una necessità, un prerequisito per partire con i fondi europei. Quest'anno è stato finanziato con 50 milioni, l'anno prossimo non è 150, ma saranno 175. Quindi ci rendiamo conto che il governo si è reso conto di quanto importante fosse la ricerca di base, e nello stesso tempo quanto importante fosse passare dalla ricerca al business, al mercato. Io porto sempre questo esempio, che diciamo è molto comune in Germania, in cui per trasferire a tutti noi questa idea di ricerca di base, ricerca applicata, vede l'albero come la ricerca di base, l'albero che è la parte, da parte hard, forte, che trasferisce linfa attraverso i rami, che sono la ricerca applicata, al frutto, che in effetti è il prodotto di tutta questa operazione di ricerca. Quindi noi abbiamo bisogno di arrivare al frutto, che poi ci darà anche dei ritorni economici, ci darà anche tutta una serie di altre opportunità anche per il paese, aumentandone la competitività, attraverso queste due tipologie diverse di ricerca. Sapete che fra poco partono questi 5 centri dell'innovazione, dove c'è anche Agritech, che sicuramente ha un'attenzione molto forte qui nel nostro territorio, ma partono anche l'High Performance Computing, il Quantum Computing, una biofarma, e la Biodiversity e la Sustainable Mobility, che sono i 5 centri. Questi non sono solo le cose che nascono col PNRR, ma è quello che nascono per prima. Poi nasceranno un'altra infinità di opportunità. Io spesso mi capita di parlare con colleghi che tutti si buttano su queste cose qui e non si rendono conto che ci saranno tante altre opportunità per i prossimi anni e mezzo, per cui veramente sarebbe forse più opportuno concentrarsi su quello che veramente si vuole fare, si sa fare, piuttosto che fare una lotta tra poveri per arrivare a entrare nel primo centro che nasce. Quando parliamo di innovazione, c'è anche sulla nostra stampa, sui media, una confusione di base. Per noi innovazione è tutto, però innovazione ha una grande differenza, come digital innovation e deep tech innovation. Sono due
categorie totalmente diverse. La digital innovation è un'innovazione che si può raggiungere in tempi molto rapidi, si può arrivare sul mercato nel giro di anche di qualche mese, perché è un qualcosa che riguarda un'app o riguarda un particolare programma, una piattaforma, ma questo permette di accelerare molto rapidamente il passaggio dall'idea al mercato. Il costo per lo sviluppo del prodotto è abbastanza basso e il rischio che diciamo non si raggiunga l'obiettivo anche è abbastanza basso. Però le barriere d'ingresso sono bassissime, per cui molti di queste startup pure che nascono nel digitale hanno una possibilità di morte nel giro di pochi anni, uno o due anni, quindi l'80% delle startup italiane che nascono in digital durano al massimo 2-3 anni, solo il 20% riescono a essere più longeve. Se invece andiamo sul deep tech innovation, che è quello che più o meno di cui tutti noi in cui tutti noi lavoriamo, il deep tech innovation ha un time to market molto lungo, perché arrivare sul mercato con un'idea non può avvenire in tempi molto brevi. Poi ne parleremo più in dettaglio. Io ho fatto un brevetto insieme con Sannino e con Ambrosio 15 anni fa, forse 18 anni fa. Un brevetto che nasce da un contratto che aveva avuto con una società svedese per fare pannolini, e poi i pannolini costavano un po' più di quello che costavano i pannolini normali, e questo anche se questi tenevano una grande caratteristica di biodegradabilità completa, e abbiamo immaginato che forse questo stesso materiale poteva diventare un prodotto per il diabete. Ci sono voluti 15 anni circa, 250 milioni di dollari, e un 4-5 mesi fa siamo entrati, abbiamo avuto l'approval FDA e siamo sul mercato americano, e adesso nei prossimi mesi passiamo anche sul mercato cinese. Questo significa però di avere un capitale paziente, un capitale che è convinto che l'idea sia buona e che è pronto a tutte quelle che sono le complicazioni di una deep tech innovation. Complicazioni, molti di voi lavorano anche nel settore medico e vi rendete conto che la fase 1, fase 2, fase 3 sono essenziali, e un prodotto può morire a fase 3, non necessariamente muore a fase 1, che è una fortuna per l'investitore se muore in fase 1 e non in fase 3. Ma c'è tutta questa necessità che ovviamente richiede grande fiducia, e quindi i prodotti di sviluppo sono molto alti, il rischio di successo sono molto alte, però una volta che voi arrivate al mercato tenete una serie di brevetti, quelli che si chiama la famiglia di brevetti, che vi protegge da tutti, e quindi perlomeno per 20 anni nessuno vi riesce a copiare, perché è ben protetto completamente. E poi le persone non si spostano facilmente, perché chi ci sta dentro continua in questo settore, e quindi non si ha una knowledge spillover, nel senso che noi si perde conoscenza, perché è sul know-how che si lavora in questo settore. Quindi la nostra idea fu proprio di muoverci in questo settore, nella parte principalmente di deep tech, tenendo conto della complicazione del passare dall'idea al business partnership, arrivare a un'azienda. Sicuramente un lavoro di questo genere, che appunto, come diceva Franco, si può chiamare technology transfer, si può chiamare tutto quello che volete, ma è una cosa molto più complicata, anche per noi stessi che siamo partiti 5 anni fa, pensavamo di poter fare le cose in maniera più semplice, perché poi non avevamo modelli da seguire in Italia e nemmeno in Europa. Quindi abbiamo dovuto in qualche modo noi stessi modificare alcune modo di operare in funzione di quello che succedeva. Parlate con un ricercatore, e un ricercatore è così innamorato della propria ricerca che prima cosa gli dovete dire che voi non state analizzando la qualità scientifica della ricerca che ha fatto.
voi state analizzando la possibilità di usarla quella ricerca e non di fare un discorso di quando sei bravo o quando non sei bravo, perché questo è il primo momento in cui ci sta il contrasto tra il, diciamo, l'inventore e invece l'innovatore, perché qua è il primo punto. Poi, dopodiché, ci si sta insieme, si parla insieme e si deve arrivare, lavorando insieme con la doppia mentalità, a una cosiddetta proof of concept, cioè quello che abbiamo fatto nel laboratorio, dove abbiamo sviluppato, diciamo, un prodotto e ne abbiamo prodotto un milligrammo. Se lo volessimo portare a grammi, che cosa dobbiamo fare? Quanto grande è l'impianto da fare? Quanto costoso viene l'impianto per fare quel prodotto, non più in milligrammi, ma in grammi? Tutto questo è un qualcosa che non ce lo insegnano all'università e non c'è una sensibilità verso questa cosa. E questo è stato il lavoro, diciamo, proprio che noi abbiamo dovuto fare continuamente con questi nostri colleghi. Io ho fatto un accordo con tutte le università d'Italia, e quindi ho visitato all'inizio, poi è venuto il Covid, non ho visitato più, ma all'epoca andavo girando per tutte le università per parlare con giovani e per i technology transfer office che c'erano nelle varie università, e poi dico qualcosa, un mio pensiero sui technology office. E quando abbiamo fatto questa operazione, io ho guardato oltre 1300 idee, ne ho scelto 64, ma non ne ho scelte 64 perché tenevo la puzza sotto il naso, perché la maggior parte di queste idee erano già state pubblicate. Qualcuno arrivava da me per capire quando era bella l'idea, arrivava un articolo di Nature, dice: guarda quanto è bella l'idea, Nature l'ha già pubblicata. E quando l'ha già pubblicata è una, diciamo, oramai è un'arte nota, quindi tutti lo sappiamo, lo leggiamo e lo facciamo. Quindi non è più brevettabile. Qualche altro se ne veniva con altre, diciamo, idee che sembravano interessanti, ma che avevano dei costi irragionevoli per portarle sul mercato. E tutte queste cose dovevano essere discusse con loro, perché veramente era necessario in qualche modo trasferire a loro questa sensibilità del mercato, del finanziatore, dell'upgrading della produzione, della scalabilità della tecnologia, e così si cammina. Ma e arrivare al brevetto subito è un errore, perché abbiamo bisogno prima di capire bene che teniamo in mano. E poi facciamo il brevetto, perché noi dobbiamo capire che abbiamo in mano, principalmente perché questo ci permette di fare delle rivendicazioni importanti. Se non, noi invece andiamo direttamente a brevettare, ci ho fatto, facciamo il brevetto, tu fai il brevetto del prodotto, ma non sai bene quel prodotto in quante applicazioni può andare. E allora non molte volte quel brevetto ti danneggia i successivi. Quindi il problema anche in questo è stato veramente molto complesso e diciamo alla fine ci siamo riusciti. Questa zona intermedia che noi chiamiamo incoming, questa generalmente l'abbiamo finanziato noi come Materias, perché diciamo l'opportunità che ha avuto Materias è che dopo i primi investitori poi sono entrati investitori più importanti, è entrato Pompei, è entrato IBSA, che è stato uno dei primi che ha investito, che è una società multinazionale svizzera, e sono adesso entrato pure Intesa San Paolo da pochi giorni. Adesso stiamo facendo un aumento di capitale e stiamo già interloquendo con una serie di investitori. Perché questo aumento di capitale non serve perché noi abbiamo bisogno di molte persone, per loro vogliamo più soldi, ci serve ad andare un po' più avanti, perché ogni passetto che facciamo il prodotto aumenta di valore, perché se io lo vendo dopo il brevetto vale 1, vale 10, se io lo vendo invece dopo che ho fatto tutte le mie prove, ho avuto anche una registrazione del prodotto, lo vendo 1000. Quindi più disponibilità finanziaria ho, più mi muovo facilmente in questo diciamo sentiero pieno di curve. Quindi di questo uno abbiamo fatto una licenza subito, però
con l'impegno di portare sul mercato questo prodotto di cui poi vi parlerò, l'inventore che credo che sia pure qua dentro. Ah, eccola. Ed è un prodotto di cui vi faccio vedere dopo qualche cosettina. E così arriviamo alla registrazione del prodotto e qui ci fermiamo. Un errore che molti fanno: vogliono arrivare al mercato. Il mercato è un altro mestiere. Il mercato è una cosa complessa e se uno vuole fare questo tipo di attività deve immaginare che sta lavorando in un mercato globale, non in un mercato regionale. Quindi ha bisogno in qualche modo di fare una partnership con qualcuno che c'ha già il mercato del settore e che quindi ti può permettere di entrare rapidamente. È chiaro che tu ci perdi perché se tu tenevi il 100% della proprietà di questo oggetto, quando ti metti insieme con un altro che c'ha il mercato, invece del 100% arrivi al 70%. Però questo significa che lo moltiplichi per un numero di oggetti venduti che ti dà sicuramente molto più soddisfazione di quello che se tu avessi portato avanti questa cosa. Un punto ancora vorrei sollevare. La Newco o le startup non sono un fine, sono un mezzo. In alcuni casi si fanno delle startup perché è più facile aggredire il mercato o fare un'alleanza con qualcuno. Ma in altri casi non conviene fare la startup. Cioè quando uno misura il numero di startup che ha fatto l'Italia, non è che ha misurato quanto brava siamo in fare tutta questa operazione, perché la startup è solamente un fine per raggiungere più facilmente il mercato che si vuole raggiungere. Quindi è tutta una cosa diversa e purtroppo anche nella valutazione dei nostri ricercatori, se fai una startup valutano uno, se fai un brevetto valutano 10, non so, però il brevetto di per sé non vale a niente. Cioè non pensiamo che il brevetto aiuta. Io per fare un brevetto, oggi proprio parlavo con un collega di Padova, io prima di fare il brevetto devo essere certo che questo brevetto è inattaccabile. Quindi è inutile che io vado dall'ufficio legale sotto casa e mi faccio scrivere un brevetto. È inutile. Il brevetto va scritto da professionisti seri in un momento in cui i dati ci sono tutti e si può assicurare che quel brevetto ha delle rivendicazioni che sicuramente non possono essere attaccate. Quindi pure questo il brevetto non va molto prima. E poi sui technology transfer office che abbiamo in Italia, e non parlo di Napoli ma di tutte le università italiane, sono generalmente costituite da funzionari amministrativi. I quali funzionari amministrativi tutto questo tipo di attività non l'hanno mai fatto. E l'unica cosa che possono dire, se fanno o non fanno brevetto, sulla base di un intuito. Si fa il brevetto, non si fa il brevetto, è venuto il professore Nicolais che ha portato il brevetto, non facciamo più con il professor Nicolais e facciamo più brevetto. Ma non è questo. Negli altri paesi, nel Technology Transfer Office, ci sono degli esperti di marketing, ci sono delle persone che sono profondamente a conoscenza dei settori in cui si fa questa operazione. Perché altrimenti veramente siamo nelle condizioni di buttare a mare tanta fatica senza avere poi nessun ritorno. In effetti, quello che noi siamo originali rispetto al resto del paese è che noi investiamo proprio partendo dalla basic research, da quella che si chiama l'idea. Cioè un collega che è arrivato a un certo punto della sua ricerca viene a parlare con me, con qualche altro di noi, abbiamo dei gruppi di lavoro nei vari settori, abbiamo anche dei consulenti esperti anche di varie università, sia italiane che straniere, i quali a questo punto ci danno un primo parere. La cosa si può fare, la cosa non si può fare. Qui ancora, devo dire, non c'è una scientificità. C'è molto un intuito, per cui, come dicevo prima, è legata a un settore disciplinare, non può essere di tutto. Se viene da me a parlarmi di elettronica, io devo dire la verità, non ci parlo proprio perché non avrei la sensibilità di capire se quel brevetto è interessante o non interessante.
Ma nel campo dei materiali siamo più, un po' più preparati e quindi riusciamo a scegliere. E dopodiché arriviamo a un certo momento in cui mancano i fondi e qui ancora noi aiutiamo. Aiutiamo fino a quando arriviamo al livello di venture. A livello di venture capital, noi abbiamo un network che ci aiuta a trovare soldi. Ovviamente questa volta non per Materias, ma per la startup che si è fatta da Materias, in cui Materias può essere o meno proprietaria assoluta o anche no. E man mano, poi dopo, quando arriviamo a 8 e 9, non è più un problema. Ci stanno centinaia di SGR in Italia che investono, ci stanno all'estero che investono, ma 8 e 9 uno deve avere già il prodotto che è stato provato, che ha le dimensioni finali, che ha avuto i test, è arrivato a fase 2, cioè è una cosa che è veramente molto vicina alla commercializzazione. Quindi il nostro lavoro arriva fino al giallo, dopo il giallo noi diciamo diamo una mano a trovare questi venture capitalisti che ci danno un contributo di fondi, perché a quel punto c'è bisogno di qualche milione, non possiamo più immaginare meno di questo. Questi sono alcuni dei nostri progetti che abbiamo sviluppato, per esempio questo biostimolante, peptide biostimolante per la produzione di piante, anche di viti. Contro gli stress biotici e abiotici. Questo è stato un vero esempio di collaborazione tra il ricercatore e l'innovatore, perché il ricercatore aveva trovato un sistema, aveva dimostrato che una tipologia di peptidi erano molto attivi per poter avere questo effetto, però utilizzava una tecnica con materiale fecale, con diciamo Escherichia coli, con coli. Allora, quando noi siamo andati a vedere i risultati, siamo andati a parlare con gli enti registratori, che poi tutto questo va registrato, e questo hanno detto: no, no, se voi lavorate con questi tipi di materiali non ve li registriamo, state proprio tranquilli, non avremo registrazioni. Allora siamo andati a fare una ricerca per capire se quel peptide era necessario, un peptide così lungo, se era possibile individuare delle unità che si ripetevano e quindi probabilmente riuscire a tirarne fuori un piccolo peptide che si poteva sintetizzare e questo avere le stesse proprietà del peptide, cosa che è successo. Allora, a questo punto siamo ritornati alla parte più commerciale, oppure di test nel campo, e abbiamo cominciato a collaborare con aziende leader nel settore dei vini sulle viti. È andato molto bene quest'anno, adesso stiamo lavorando in altri settori. Non vi voglio annoiare tutto questo. Un altro peptide sviluppato dal CNR, che era però di 10 amminoacidi, quindi sempre piccolo, ha dimostrato un'azione meccanica, che vi farò vedere dopo, molto interessante. E questa azione meccanica contro antibiotica dà un effetto veramente molto, molto forte, senza avere dei problemi di biochimica, semplicemente con azione meccanica, e stiamo lavorando su tutta una serie di prodotti. Poi un altro gruppo di ingegneria ha messo a punto una schiuma gradiente che diciamo, permette di avere un casco o qualcosa di simile, tutto con lo stesso materiale ottenuto in un piccolo stampo, in cui la densità varia dalla periferia al centro, un poco come una corticale, una spongiosa, ma sempre con lo stesso materiale. E questo sta avendo risultati eccezionali. Un'azienda americana, quando l'ha provato, è rimasto esterrefatto, e stiamo lavorando in vari settori di caschi. Negli Stati Uniti fanno caschi per biciclette, adesso stiamo lavorando con un italiano, un europeo, per fare caschi per motociclisti, e questa cosa, diciamo, apre una serie di opportunità.
Questa era la nostra storia, eravamo partiti con meno di 1,6 milioni, siamo arrivati oggi a 6,3 milioni, l'azienda vale 20 milioni e abbiamo 54 patenti, brevetti, scusate, e poi abbiamo anche ovviamente dei progetti pubblici che relativamente all'innovazione, compresi alcuni progetti europei, teniamo l'esperto però di innovazione questa volta. Questo è uno, diciamo, che Luca conosce bene, e è l'idea che viene da un gruppo di elettronici del settore della fisica, i quali hanno immaginato di ottenere dei microaghi, sia cavi che pieni, attraverso una semplice, diciamo, una semplice, adesso una semplice tecnologia. Che permette con polimeri termoindurenti di ottenere questi aghetti che sono della dimensione tale che attraversano la cute ma non toccano né il sistema nervoso né i vasi sanguigni. Quindi sono in grado di trasferire un farmaco all'interno del corpo umano, però attraverso questo sistema, e quindi è come se fosse un piccolo patch, diciamo, che uno si mette sopra la mano o su un altro posto e trasferisce il farmaco con una cinetica predeterminata. Questa abbiamo venduto la licenza a un'azienda, azienda svizzera, che però nell'accordo che abbiamo fatto con loro, e questo è un altro punto che vi devo dire, gli avvocati che fanno questi accordi devono essere avvocati che sanno fare questi accordi, perché se no è un'altra morte di tutto. Quando si è fatto questo accordo, l'accordo era che in una controllata di questa azienda si sarebbero prodotti gli aghetti e quindi noi inventori avremmo avuto una royalty sugli aghetti prodotti, ma contemporaneamente si poteva lavorare sugli aghetti per conto terzi, quindi anche prepararlo per altri farmaci che non erano di interesse di IBSA. Quindi è un win-win sistema in cui uno ha l'accordo perché si producono gli aghetti, ma anche poi una royalty che gli permette di usare anche altre cose che non sono di interesse IBSA. Questo non vado, vi faccio vedere solo qua sopra l'île, perché veramente sono una cosa eccezionale. Luca si diverte a farci sempre più belli. Abbiamo fatto una siringa per poter fare una siringa con gli aghetti invece del lago per non avere per i bambini, per il vaccino principalmente, perché questo trasferisce il vaccino in subcutaneo che è più efficace che non quando si trasferisce il vaccino nel muscolo. Adesso questo tipo di attività sta andando avanti perché quello che noi abbiamo immaginato di fare un trasferimento tecnologico, diciamo, all'azienda Altergon. L'azienda Altergon ha fatto l'impianto pilota, sta finendo l'impianto pilota e noi seguiamo tutto il lavoro per l'impianto pilota e poi successivamente per l'impianto industriale. Ma contemporaneamente ci siamo tenuti un piccolo laboratorio di ricerca da noi e quindi mo sta venendo fuori qualche altra tipologia di aghetti che usano delle luci laser, che sarà una seconda, diciamo, evoluzione di questa tecnologia. Poi questo è più tradizionale, un 3D printing abbiamo sviluppato insieme con una società tedesca che è Heidelberg Cement, abbiamo messo a punto una nostra macchina con un robot, adesso ne stiamo comprando un secondo, per fare oggetti, cavi che abbiano le stesse proprietà meccaniche di un oggetto pieno, ma che permettono anche tutte le facilities che devono passare attraverso, come non so, tubi o acqua, di acqua, di elettrici, eccetera. E questo sta andando bene, questo è fisicamente, sta a San Giovanni, in uno spazio riservato a loro. E diciamo questo è diventato ormai, lavoriamo con degli architetti per fare delle particolari panchine che stanno sviluppando o degli oggetti per la casa. I peptidi antimicrobici,
Gianna Palmieri ha avuto questa idea un po' di tempo fa, in cui ha visto che lavorando con una sequenza di amminoacidi da 10 a 12 si riusciva a ottenere diciamo, un peptide che era capace di bucare la membrana questo peptide bucava la membrana del batterio e quindi moriva questo batterio, moriva ovviamente per apoptosi. Quindi questa è stata l'idea. L'idea che a me è piaciuta moltissimo perché era molto simile all'idea che avevamo avuto per lo stomaco, per l'obesità, perché non creiamo delle assuefazioni, perché non si fa un lavoro biochimico, ma si fa un lavoro meccanico, perché è solo meccanico, e quindi essendo solo meccanico non dà la possibilità al corpo di riaggiustarsi in modo tale che non è più attivo dopo un po' di tempo. E quindi questo sta andando molto bene, stiamo facendo una serie di applicazioni, quindi dice le perché va bene, vabbè. Quindi siamo proprio in questi giorni, abbiamo fatto delle prove su delle formulazioni biosanitizzanti, food packaging, cateteri urinari, acqua, diciamo bottiglie d'acqua riusabili e appunto anche una crema antimicrobica per applicazioni dermocosmetiche. Quindi questo non è più un brevetto, è una piattaforma tecnologica, come si dice, quindi fa tanti settori, tante cose, sempre sullo stesso materiale, ma con applicazioni diverse. E così si costruiscono poi le famiglie di brevetti. Perché il primo brevetto è il brevetto madre, che brevetta il peptide, poi dopo cominciano tutti i brevetti figli, in funzione delle applicazioni che loro hanno. Io non vi voglio tediare ulteriormente, io uso finire sempre con questa bellissima frase di Leonardo da Vinci, e che in qualche modo anche per i nostri ricercatori può essere di grande diciamo, spinta: la luce della scienza cerco e il beneficio. Cioè non è detto che un grande scienziato non possa anche immaginare a che può servire quello che ha trovato. Se noi vediamo i premi Nobel pure italiani, non so, per esempio Natta, Giulio Natta ha creato, diciamo, con la sua attività di ricerca sui catalizzatori, Ziegler e Natta, ha supportato un'azienda che è diventata leader nel mondo negli anni 60. E così ancora tanti altri. Il problema è che io dico sempre, lo dicevo anche ai giovani quando stavo a CNR: fate una bella ricerca e poi fermatevi un poco a pensare a che serve questa ricerca che abbiamo fatto, a pensare a che cosa, come la possiamo utilizzare, perché forse non ci riusciremo a farlo, ma perlomeno vediamo di capire se quella ricerca può servire a dare una mano al paese a essere più competitivo, o anche da un punto di vista umanitario, a qualcuno di stare più rapidamente bene. Grazie. Grazie Gino, grazie di questa bellissima overview su questa materia, che certamente non è congeniale, diciamo, ai ricercatori, e tu l'hai detto molto bene. Però è vero che anche sperabilmente, tra l'altro, la sensibilità dei ricercatori aumenti in questo campo, e poi che ad essi venga data una grossa mano da persone che, come a te, oltre ad essere grandi ricercatori, hanno questa sensibilità verso la trasformazione di un prodotto o di una procedura nel campo delle applicazioni pratiche. Io, per la verità, se posso, non c'è ghiaccio, quindi non devo rompere niente, anzi ci sta un grande calore, secondo me, di possibili domande. Però se posso, visto questo privilegio che ho di sedere qui, posso, Vittorio, presentare quelle due diapositive? Ecco, queste sono cose recentissime, abbastanza recenti, non proprio recentissime, insomma di un anno, due anni, e...
altro brevetto che sta andando molto bene è quello con Domenico Salvatore. Ah, sì? Per la cachessia. Ah, per la cachessia. Ah, mi fa piacere, non lo conoscevo proprio. Diciamo, e contemporaneamente ti faccio una domanda, poi può darsi che queste domande si moltiplicheranno, insomma, dopo... però volevo prima avere il privilegio di mostrarti questi due peptidi. Abbiamo brevettato il primo che intorno a 17 amminoacidi sono appunto degli analoghi che vengono da una beta defensina, che è un prodotto naturale che esiste nel nostro organismo, fa parte della cosiddetta immunità innata. E poi ne avremo brevettato un altro recentissimamente con... l'aiuto anche del nostro... torna indietro un momento, scusami. Diciamo un po' più piccolo, ma che ha anche la collaborazione con la microbiologia. Qua c'è Paola Salvatore, che è l'ultimo autore di questo lavoro e che abbiamo pubblicato proprio pochi mesi fa, addirittura, insomma, siamo da poco abbiamo avuto gli estratti. E questi peptidi sono stati brevettati ovviamente prima di pubblicare, prima della pubblicazione. Quindi viene questa prima domanda a me a dirti, siamo in fase assolutamente iniziale, io stesso so molto bene quante altre cose si devono fare, nel mio piccolo so quante altre cose si devono fare per passare in vivo, eccetera, 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 ma hanno, questo secondo specialmente, ha una possibilità di essere attivo contro batteri antibiotico resistenti. Tu l'hai già accennato, e l'antibiotico resistente è veramente un danno infernale contro, per combattere queste malattie infettive, quindi ci stanno addirittura progetti dell'NIH, dell'UK, che sono grossi progetti a livello di Commissione Europea con un sacco di soldi, che spingono verso la produzione di molecole che siano non gli antibiotici classici o del tipo classico, ma siano, questo, c'è pure questo, mi pare 17 o 18 aminoacidi, se non ricordo bene, che abbiamo diciamo sintetizzato, il merito soprattutto di Pessi, un ottimo chimico organico che ha lavorato per alcuni anni con noi, ma poi dopo abbiamo contribuito un po' tutti, tant'è vero che ognuno di queste due molecole ha 5-6 cosiddetti inventori. Quello che naturalmente era la mia domanda, il primo scoglio mi pare che sia il colore viola che tu hai usato, è quando dal brevetto si passa. Però quello che io bene non ho capito anche da quello che tu hai detto e che mi farebbe piacere, il più presto possibile brevettare o invece aspettare, come mi pare tu anche abbia detto, diciamo che addirittura queste idee di ulteriori continuazioni della ricerca vengono ancora prima di brevettare? Allora una prima domanda è brevettare subito o non brevettare subito? Però se permetti ti voglio far vedere anche, però prego, la seconda. È un altro brevetto che questo a livello europeo abbiamo fatto insieme con Guido Kramer, che è un oncologo di fama internazionale, altri ricercatori, attraverso anche una nostra bravissima ricercatrice che sta lavorando a Parigi. E questo è un marcatore genetico, cioè praticamente è un RNA, in realtà genetico per modo di dire, ma insomma, diciamo, è un prodotto di trascrizione che diciamo, adesso vengono usati sempre più, sono questi long non coding RNA, forse li hai sentiti nominare, e noi stiamo lavorando anche sui circular RNA. E in questo caso, vedi, questo è un parecchi studiosi, forse anche qui presenti, lavorano sul cancro della mammella, e qui noi abbiamo trovato che uno di questi marcatori è, diciamo, espresso differenzialmente tra un certo tipo, che è il triple negative, quello terribile, diciamo così, perché non c'ha farmaci molto buoni per potersi curare, e invece l'altra forma, luminal A e luminal B, che sono di molta
fortunatamente sono anche un po' di maggiore frequenza, però sono più curabili. E questo differenzia molto bene, naturalmente, però noi l'abbiamo trovato a livello di tessuto, non ancora a livello del sangue, eccetera, ma questo potrà diventare buono quando viene a livello del sangue, di un altro liquido biologico, addirittura di biopsia, eccetera. Allora, e noi l'abbiamo brevettato. Allora ecco perché la mia domanda è un po' pertinente, scusami, sì. Scusate, scuso l'uditorio di approfittare della presenza del professore per avere qualche consiglio, perché ho capito che i due salti di qualità importanti sono da un lato la freccetta in quella bella freccia paesaggistica tortuosa, no? Che abbiamo visto in due o tre delle tue diapositive, c'è una breve che, diciamo, devia un momento dal percorso paesaggistico e dice qua ti devi fermare un momento, ti devi guardare il paesaggio, scusa se mi permetto di usare questa metafora. E il secondo poi viene dopo, dove la freccia diventa rossa, no? Che poi, che tu hai detto lì, ancora là ci vogliono molti soldi, insomma. Però fermiamoci a questa, allora, prima parte. No, questo è il caso del peptide, per esempio. In questo caso del peptide, per esempio, è fatto bene a brevettarlo prima, perché in effetti tu hai brevettato una molecola, in effetti, diciamo, una sequenza. Non una procedura, cioè. Hai brevettato una sequenza di amminoacidi che in qualche modo può avere degli effetti o ha degli effetti. Ha degli effetti anche contro batteri antibiotico resistenti. Quindi questo diciamo va bene così. Però a questo punto non è che tu hai finito, perché tu devi a questo punto cominciare a dimostrare che queste due molecole possono essere, diciamo, un antibiotico resistente, quindi diciamo un antibiotico vero e proprio, però per fare questo hai bisogno di molte altre prove, perché stai proprio all'inizio, tu le bloccate, esatto. E devi però trovare rapidamente qualcuno che... ci vogliono un po' di soldi però. Qualcuno che si interessa a portarla avanti. Poi bisogna vedere pure sul mercato che ci sta, io non so, il peptide a 10 o a 12, è un peptide molto semplice che a noi va benissimo anche per cose molto semplici, come per esempio la sanitizzazione di una superficie, oppure come la copertura di un catetere che, diciamo, in qualche modo diventa un catetere resistente a qualunque gramma positivo o gramma negativo. Cioè, in questo caso è un po' più ambizioso e ha bisogno, ovviamente, di qualcuno che in qualche modo ti comincia a investire un poco. Sull'altro caso invece, uno dei problemi che noi abbiamo avuto, Caterina lo sa bene, su questi qua, che se non hai il 100% di risposta, nessuno ti usa un sistema per differenziare il breast cancer. E tu devi essere certo che tu hai una risposta al 100%. Perché pure Carlo Pedone, che stava qua, Pedone figlio Paolo, Carlo si interessava moltissimo e aveva portato avanti una bellissima idea che noi abbiamo pure analizzato e discussa, però non riusciva ad avere una certezza del dato al 100%. Allora, se solamente tu l'80% sì... No, non devi avere overlapping di dati, dici, devi avere un cutoff che differenzia le due popolazioni molto differenti tra di loro. Perché quello questo per un diagnostico o prognostico. Perché questo, certo. Sennò altrimenti tutti quanti distorcono la faccia, diciamo, ma questo è l'80%, il 20% di una faccia. Questo qua, io, se tu vuoi, io posso pure cercare qualcuno se interessato. Vediamo, parliamo anche con Mariano. Noi stiamo dando supporto, come sempre. No, poi il lavoro nostro è quello di parlare con tutti voi, che siete bravi, che sicuramente avete tante idee. E poi, ovviamente, la nostra valutazione è una valutazione, come ho detto dall'inizio, che guarda l'applicabilità e non guarda sulla scientificità. Cioè, non facciamo una critica scientifica di quello che avete fatto, perché non saremmo in grado di farlo. Però utilizzando i nostri esperti, utilizzando un po' di persone in giro che sono vicine alle imprese, riusciamo a capire se è un settore che funziona o che non funziona. Allora noi ci pigliamo un rischio. Noi abbiamo tanti fallimenti,
anche con un gruppo di di Cambridge con il quale parlavamo, lavoravamo insieme, abbiamo investito un poco, poi dopo ci siamo accorti che il brevetto era molto debole e che quindi non valeva la pena investire, perché poi i fallimenti sono continui in questa passeggiata, come dice lui. Quindi a volte, scusami se posso sintetizzare la tua risposta, mi posso permettere di capire meglio la tua... Qualche volta il brevetto è meglio farlo subito, specialmente quando è un nuovo prodotto. Il prodotto va benissimo farlo. Quando è procedurale, invece, diciamo la verità, deve essere molto più avanzato. Quando è un prodotto, tu hai fatto questo, poi tu tieni un anno di tempo per poterlo estendere. Perché questo è un prodotto italiano, è un brevetto italiano, ti costa 5.000 euro. Questo è europeo, tra l'altro. Vabbè, ma se fosse stato quest'altro europeo, se fosse stato appena depositato, è costato poco e tu hai un anno di tempo per portarlo all'europeo. In quest'anno di tempo devi trovare come fare un avanzamento. Perché questo è il punto principale, che quando tu sei arrivato all'europeo, poi i soldi cominciano a crescere. Perché dopo l'europea devi passare alle nazionali e nazionale costa una montagna di soldi. Caterina fa con la testa così perché a questo punto entra l'amministratore delegato che non può cacciare soldi. E allora dobbiamo trovare anche dei partner adeguati. Abbiamo un amministratore molto espanso come vedete, quindi speriamo. Però io direi ci sono tante cose, io ho visto tante bellissime cose che fanno colleghi pure di Napoli, anzi principalmente. Chiedo scusa se ho preso qualche minuto in più. Domande? Professore Di Lauro, prego. Non ti farò domande sulle cose che hai detto, tra l'altro sì, è sempre un piacere ascoltarti, ma volevo dirmi una cosa che hai detto alla fine, i ricercatori dovrebbero pensare a chi serve. Io sono d'accordo con te, non ho applicato questo principio per quanto riguarda la mia scientifica, ma penso che a me sarebbe molto utile che i ricercatori si fermassero a chi serve. Però il ricercatore, nella maggior parte dei casi, non ha gli strumenti per dichiarare bene, perché non sa che cos'è un business plan, non sa che cos'è un DLR, non sa tante cose, non sa che cos'è, come si fa una ricerca di mercato. La mia idea, che mercato ha, quanto è grande, quanto... E secondo me i fondamenti di business dovrebbero essere insegnati a tutti i ricercatori, e a tutti i ricercatori dell'università, del CNR. Mi riferisco a un'iniziativa che fa, forse te ne ho parlato, che ho imparato come stavo a Londra. La Royal Society offre un corso di business a tutti quelli che vincono le borse di studio della Royal Society, che sono ricercatori che non si fermano a pensare a che serve. La Royal Society li vuole stimolare, li vuole dare un input per cominciare a riflettere. Però per dargli questo input ci fanno un corso di 2 settimane che fa la Business School di Imperial College e paga, la Royal Society paga, quindi anche un business, anche quello, la formazione. E secondo me un'iniziativa di questo genere in Italia ai vincitori dei grand prize, ai vincitori del Fondo Italiano per la Scienza, si potrebbe offrire un corso di business? Secondo me sarebbe un modo per cominciare a colmare questo gap di un'Italia, come tu hai fatto vedere, ricca di idee ma scarsa di applicazioni. Quello potrebbe essere un modo. Sicuramente, per anche se posso dire, anche per quanto riguarda come si fa non solo un business plan, che già sei andato molto avanti, ma come si fa un brevetto? Che devi coprire con un brevetto? Perché oggi, per esempio, parlavo con questo collega di Padova, e lui quasi si stava offendendo che noi gli facevamo tante questioni. Gli ho dovuto spiegare che queste questioni, anche se io ho finanziato questa attività, io come Materias, io ho bisogno di capire se questa cosa a un certo momento diventa o non diventa un brevetto, perché sennò ho buttato a mare i soldi. Allora non c'è niente a che vedere con la sua qualità. Dice, ma come io posso già ripetere queste cose? Deve ripetere se l'ufficio brevetti te lo sta chiedendo. Diciamo, stiamo cercando di fare un brevetto che poi
di cui saremmo proprietari tutti e due. Però se mi posso permettere di aggiungere, nel tuo ruolo di consulente del ministro, che tu sei stato importante anche per avviare il Fondo Italiano per la Scienza, forse con quattro soldi, un'iniziativa del genere di offrire a quelli selezionati perché hanno buone idee, offrirgli un corso, che poi è un corso di un paio di settimane, quello che fa in periodo, per l'avvio al business, principi di business, ne parlerò, principi di innovazione, potrebbe essere un idea. Prima di dare la parola a Lucio Pastore, che ha chiesto di... volevo dire una cosa. Nella Scuola Superiore di Medicina Molecolare, la cosiddetta SEM 2M, che facemmo a suo tempo tra Napoli e Milano e che adesso ancora esiste, io sono uno dei delegati per quello che riguarda il CEINGE, c'è TIGEM poi ci sono anche delle istituzioni a Milano, 4-5, l'IFOM, l'IEO e compagnia bella. Abbiamo creato questa cosa proprio che dice, e per alcuni anni, per la verità pochi, diciamo Riccardo Cortese, che tutti conosciamo e che lui è stato veramente uno scienziato che poi ha cambiato un momento il suo volto, la sua attitudine di andato su questo settore, ci faceva un corso di 5 lezioni, solo 5 lezioni di un paio d'ore ognuna, proprio su questo percorso trasformativo di cui parla giustamente, che mi pare un'ottima iniziativa, Roberto, nel passaggio dalla ideazione della ricerca, della scoperta, insomma, o della invenzione, a quello invece del vero e proprio business, eccetera. Quindi penso che questa idea di Roberto sarebbe molto utile anche nei dottorati di ricerca addirittura, diciamo, perché diciamo, in quel momento il ricercatore, mentre fa ricerca, capisce che forse può avere uno sviluppo che lo appassiona sempre più, non lo so. Lucio. E viene valutato il brevetto come numero di brevetto 10, ogni brevetto vale 2, tu fai più di 20 punti e vai a far vedere se stai nella mediana o no. Io penso addirittura di più, deve essere valutato per l'applicazione scientifica nazionale al pari di un paper e non come titolo accessibile. Ma anche quanto applicabile è il suo brevetto, perché se no tu a volte, io l'ho visto con alcuni colleghi non di Napoli, ma che fanno il brevetto proprio per portarlo alla valutazione e non è così che si fa,
Poi ci sono quelle, diciamo, strutture come chi decide di autocitarsi 25 volte per fare. ma questo non lo puoi considerare, perché sono gente che non lavorano, non hanno un'etica della ricerca, perché un'etica della ricerca non ti porta a fare questo, ti porta a essere onesto. Se io faccio un riferimento a un lavoro tuo, è perché quel lavoro tuo mi ha dato delle illuminazioni a me. Purtroppo questo non lo possiamo risolvere, però ti devo dire, noi stessi come Materias abbiamo molto spesso, facciamo solo consulting. Cioè, se viene un collega da noi non è da necessariamente lavorare con Materias, ma gli possiamo indicare dove può andare a fare un brevetto, gli possiamo indicare dove può andare a quale azienda le può dare una mano. Cioè, e questo fa parte del network che ti costruisci. Volevi dire qualcosa? Posso, non so se ci sono altre domande, perché se non ce ne sono, eccolo, volevo fare. Massimo, bisogno. Massimo, prego. Grazie per questa illuminante visione. Veramente sento che noi dovremmo veramente più utilizzarti, proprio prendere il tuo sangue e cercare di utilizzarlo al massimo. Allora, noi abbiamo delle esperienze, ma non le voglio raccontare, perché poi sono tutte disponibili. Il problema che vedo principale è questa cosa dell'innovatore, cioè come generare un innovatore, una scuola di innovatori. Perché il passaggio tra ricerca e innovatore non c'è un ponte, secondo me. Cioè, almeno la visione che ho io, può darsi che mi sbaglio, ma non esiste nemmeno la persona adatta a far da ponte, perché lo devi trainare da giovane. Un po' come l'albero che deve essere aggiustato affinché lo faccia delle cose. La seconda cosa che però vedo che è molto importante è quando c'è delle grosse idee, il problema diventa mondiale, non napoletano o italiano. Cioè, non vale la pena di fare tanta fatica per un mercato locale. Questo è un altro punto chiave da far capire a molti, perché se sei di grande valore è inutile puntare a queste cose, tra virgolette, di io conosco artista, conosco artistato, che si raggiunge poi un livello di, la parola è brutta, sputtanamento dell'idea. A fronte di tutto quello che ti stavo dicendo, con Mariano stiamo partendo a fare delle cose, quindi sarebbe molto interessante presentarti oggi sotto quello di Franco. Come idea non ero pronto, se no avevo già il mio portafoglio di soldi, portafoglio di patente. Poi, soldi avrei preferito quelle soldi, ma anche per carità, esatto, questi sono i soldi che stiamo investendo in questo momento, però con grandissima ti posso dire, noi possiamo fare un accordo tra di noi, come facciamo con altre università, con altri enti, con altri gruppi di ricerca, in cui noi nel firmare l'accordo firmiamo un NDA, che è la prima cosa che devi fare. Tu non parli con nessuno, manco con tuo fratello, se non hai firmato un accordo di non disclosure agreement, perché questo protegge noi Materias e te. Non protegge solo a te, perché quando l'abbiamo firmato noi sappiamo per certo che io e te di quell'argomento non ne parliamo con nessuno, perché poi siamo anche punibili se lo facessimo, ma ovviamente non lo facciamo. Quindi questa è la prima cosa. Allora potremmo fare con Change un accordo generale di interazione che prevede anche un NDA generico in cui tutti coloro che vengono tramite il Change parlano con me o con i nostri in maniera serena, sapendo che si può andare fino al dettaglio, perché molte volte il dettaglio è quello che ti fa capire quanto importante sia il brevetto. E questo sicuramente. E poi dopo, ovviamente, ci sono alcune cose che possiamo finanziare noi, altre cose che sono altri tipi di finanziatori. Noi facciamo fortunatamente, perché dopo questi 5 anni abbiamo una buona reputazione nazionale, facciamo anche i consulenti, i supporter di grossi fondi di venture, e quindi uno può, cioè, può dire l'altro, guarda, l'altro colore di freccia. Capitale ricevuto, poi c'è una fila al pagamento, oppure... No, tu non ricevi capitale, molto spesso quelli entrano in società, quindi... diventano una parte della società, oppure alcune banche che pure finanziano questi soldi, tu hai un periodo in cui tu non paghi niente e poi devi restituire i fondi. Cioè, ci sono tanti modi. Caterina le conosce molto meglio di me queste cose, perché lei
lei segue questa parte qua. Io per dirti, per fare, per entrare Don Pini nella nostra società, abbiamo fatto una due diligence, ma sai, proprio ci mancavano solo l'analisi del sangue. Poi ci hanno fatto tutto, ci hanno guardato tutti i car, tutti i dipendenti. E poi quello che dicevi tu prima, noi i nostri dipendenti sono tutti dottori di ricerca. Perché se vuoi fare l'innovatore, devi avere avuto esperienza di ricerca. Se non tiene manco un dottorato di ricerca, tu non puoi fare l'innovatore, perché non hai lo stesso linguaggio che ha il ricercatore che fa il ricercatore. Quindi devi avere dottore di ricerca. Quindi tutti noi siamo 14 persone, a parte l'amministrazione, è un'altra persona che fa l'accettazione, fa un po' la reception, poi per il resto tutti dottori di ricerca, di discipline diverse. Un gruppo è ingegnere dei materiali, ma un altro gruppo è farmacia, un altro gruppo è biotecnologie, un altro due o tre persone sono biotecnologie. Cioè, quando lavori in questo mondo, devi avere un numero di persone che siano in grado veramente poi di darti una mano. Perché quando viene un peptide, io piuttosto capisco un poco, ma intuito, però mi serve uno che invece lo sa masticare bene. E allora riusciamo ad avere una dialettica, perché lei mi ha da convincere a me. Cioè, non so se è chiaro. E quindi secondo me, io ti dico, materia ovviamente, specialmente per Napoli, siamo sempre a disposizione, qualunque cosa voi pensate di voler portare avanti, ne discutiamo, facciamo quello che, qualcosa, vediamo poi se si può lavorare insieme o meno. Bella idea. Io, Caterina lo sa bene, una parte della mia giornata è incontrare le persone. Scusi. Posso rubare ancora un minuto all'audience e a te? Una cosa che azzecca solo molto marginalmente con quello che tu hai detto, ma oggi c'è una parola universale, no, che viene usata dai politici, dagli economisti, dai sociologi, eccetera, eccetera, che si chiama sostenibilità. Allora, questa sostenibilità, no, che poi si divide, per quello che capisco io, si divide in tre grandi branche: quella economica, che forse le controlla poi tutte, quella ambientale e quella sociale. Ecco, quando tu parli di sostenibilità, quando si parla di sostenibilità, quanto e come questa deve essere o dovrebbe essere nella mente di tutti quelli che discettano e che la pronunciano? Autosostenibilità o eterosostenibilità? Questa, scusa, è una domanda che può sembrare molto cretina, però scusami che te la faccio, perché l'ho fatta a diverse persone ma non sono rimasto soddisfatto. Siccome tutti parlano di sostenibilità senza dire auto etero, allora quando uno si trova di fronte a un problema, questa azienda, questa X, questa molecola che tu stai facendo, può essere autosostenibile o può essere eterosostenibile, e tu ci hai spiegato che deve essere eterosostenibile, perché non si può fare nel caso nostro, però vorrei sapere se questo è giusto. Dire, tutte le iniziative nostre, abbiamo parlato per dire del peptide, il peptide per l'agricoltura sostituisce degli anticrittogamici, certo. E allora non usi più chimica tradizionale, usa una forma di chimica che è bio, e quindi alla fine il peptide segato per terra non succede niente, è un amminoacido che scompare. E è la stessa cosa quando io faccio il casco omopolimero, significa che quando ho finito di usare il casco lo piglio e lo riciclo completamente al 100%, perché non faccio quando lo fai di un certo materiale, ovviamente. Omopolimero, tutto lo stesso polimero, capisci? Deve essere tutto lo stesso, perché oggi come oggi è fatto a tanti pezzi. Ci sta un pezzo che è rigido, certo. Un pezzo che è morbido. Invece io reinvento una tecnologia per cui io uso l'omopolimero. Quello è sostenibile. Quindi dovrebbe essere tutto autosostenibile, come stai dicendo. Io devo pensare al rifiuto di questo materiale. Tu sei un esperto di materiale. Per esempio il rifiuto. E devo pensare quanto costa. Se il rifiuto mi costa più di quello che io guadagno a vendita di quella, e allora faccio l'imbroglione e faccio il contaminatore dell'ambiente. Quello prima di... Ho capito male. Il rifiuto è importante, perché anche una delle...
dei punti di un marketing moderno è di dire: io ti vendo il casco, che è tutto casco fatto di polietilene o polipropilene, sia la schiuma sia la pelle sopra, e tu quando è finito questo qua lo pigli e lo butti dentro al riciclabile. Quindi questa è una cosa che già questo porta soldi, perché il costruttore di caschi a parità di costo ha un plus sul compratore, perché il compratore compra così. Poi se va pure meglio meccanicamente è ancora più contento, come il caso di questo della bicicletta. È la stessa cosa col peptide, ma tutte le cose che noi facciamo, alla fine facciamo sempre una valutazione di sostenibilità. Nel senso che se mi mettesse, per esempio, come antibatterico a sviluppare un sale d'argento, un sale di qualche metallo, che fa pure l'antibatterico, e poi io so per certo che fra qualche anno l'Europa ci costringerà a non usare più sale d'argento, io mi metto in una strada senza uscita. Allora io devo immaginare che sta per arrivare una legge europea che mi toglie il sale di argento, e lavoro con qualcosa che invece non è sale d'argento, ma è per esempio un amminoacido, una proteina, un peptide, come lo vuoi chiamare. Allora questo secondo me è il punto di affrontare da un punto di vista di sostenibilità. È una sostenibilità non necessariamente economica. Ovviamente la parte economica è un elemento limitante. Se mi faccio un peptide che costerà, quando diventa un antibatterico, 25 volte di più del sale d'argento, la gente si fa una risata e dice: questo te lo puoi conservare, come quando i pesci vanno lì. I pannolini, tutti biodegradabili, tutto cellulosa, tutto fatto. No, ma sei arrivato a un punto buono. Invece non abbiamo trovato un'applicazione ancora più interessante, perché all'epoca non avevamo pensato a metterla nello stomaco. Va bene. Ovviamente è caso per caso, non posso darti una risposta precisa. Sicuramente la sostenibilità è a 360 gradi. Grazie ancora di questa anche molto interessante discussione. Allora, se me lo lasci, io come no?